Rieccoci, bentrovati, l'abbiamo accennato in apertura, oggi giornata molto importante per quanto riguarda la Lega Pro, la vecchia Serie C, che dopo le ultime settimane vissute tra club tanti che ancora una volta non sono riusciti ad iscriversi, oggi si è riunita di fatto prima con il Consiglio federale e poi con il Consiglio di Lega Pro per decidere quale forma avrà la Lega Pro nella prossima stagione. Si era parlato e si parla tuttora di una riforma, si era parlato di campionati rivoluzionati. Noi abbiamo in diretta telefonica con noi il presidente della Lega Pro, Mario Maccalli, proprio pochi minuti dopo la fine del Consiglio. Buonasera e grazie per essere con noi. Sì, buonasera. Ecco, dunque la giornata è importante, quali sono le decisioni che sono state prese, come sarà, che forma avrà la prossima Lega Pro? Forma è quella che io dico da una vita, c'è la prima e la seconda divisione, quindi si gioca in prima e seconda divisione, non c'è nessuna differenza rispetto agli anni precedenti, quindi si tratta di capire, noi abbiamo 69 squadre dopo il Consiglio di oggi che sono iscritte ai campionati, ne abbiamo 32 di prima divisione e ne abbiamo 37 di seconda divisione, c'è una delibera del Consiglio federale presa nel mese di giugno di quest'anno, che prevede che la prima divisione debba comunque essere a 36 squadre, per cui prenderanno 4 squadre tra quelle retrocesse dalla prima e quelle dei play, e poi hanno diritto un po' tutti, tranne le neopromosse dai dilettanti perché non è previsto un doppio salto, quindi prenderanno, se le troveranno finanziariamente disponibili, perché bisogna mettere 1.100.000 euro in totale, dovranno portare a 36 squadre la prima divisione, quindi se troveranno queste 4 squadre avranno una prima divisione a 18 e 18 e una seconda divisione di conseguenza a 33 squadre, con un girone a 17 e un girone a 16, non c'è altra soluzione. Ecco, dunque si parla in sostanza della possibilità di qualche ripescaggio? No, ripescaggi non ce ne sono, sono passaggi di categoria dalla seconda alla prima, punto e basta, ripescaggi non ce ne sono, sempre all'interno delle 69 squadre, non si cambia il numero. Ho capito, si era parlato di un passaggio, di una riforma che sarebbe entrata in vigore con la stagione successiva, con le ipotesi che erano uscite sui giornali, nulla di ufficiale, però si era parlato di campionati di fatto senza retrocessioni oppure con molte retrocessioni. Ecco, da questo punto di vista invece anche questo rimarrà così com'è o c'è qualche cambiamento? Sono notizie che provengono da chi le inventa. Io ho sempre detto che c'è una prima e una seconda divisione. Le promozioni e le retrocessioni non cambiano, sono sempre quelle e quindi si va avanti così, perché per fare le riforme bisogna fare le norme. E siccome le norme non sono state fatte nei termini previsti, non si può fare la riforma. Adesso noi abbiamo un appuntamento che è martedì prossimo in Federcalcio per discutere, per vedere se con l'andazzo che tira e col trend che abbiamo avuto purtroppo in questi anni, che ogni anno ne tagliamo un pezzo di questa benedetta Lega, vedere se con l'anno prossimo, se si arriva ai tre gironi di 20 squadre, cioè 60 squadre, ma senza fare traumi quest'anno, faremo con quello che potremo fare. Questo però lo dobbiamo decidere entro il 31 di luglio e sicuramente lo decideremo, tutto qua. Dunque questa, non c'è questa, niente di particolare. Sì, questa è la prospettiva. Un'ultima domanda, oggi c'era anche l'attesa per sapere la divisione dei gironi, ecco, una decisione è stata presa anche in questo caso durante il pomeriggio, sono uscite diverse indiscrezioni smentite fra l'altro da Ghirelli, direttore generale della Lega Pro, le chiedo se una decisione in questo senso è stata presa. No, guardi, i gironi noi li avremmo fatti se avevamo l'organico definito in prima 36, in seconda 33 squadre, però ci vuole poca fantasia, qualcuno si è divertito a dire che noi avevamo emanato i gironi, l'ha pure pubblicati, queste sono scorrettezze che non si devono fare, noi non abbiamo fatto nessun girone, se vuole le do una notizia, voglio dire, ma senza nessun problema, è abbastanza normale, i gironi verranno fatti se non cambierà, perché poi li fa il Consiglio di Lega, per cercare di mantenere uniti i derby, per avere le regioni unite con una divisione orizzontale. Punto. Quindi un ritorno diciamo alle origini di qualche anno fa, insomma, dunque le squadre vicine geograficamente saranno nello stesso girone.
Esattamente. Perfetto, noi ringraziamo davvero per essere stato con noi in questa giornata, immagino molto impegnativa, il presidente della Lega Pro Macalli. Ora, per concludere il nostro TG, voltiamo decisamente pagina.